E allora, intanto benvenuti tutti a questo torneo Città di Lipari. Non so oramai più neanche a che edizione siamo arrivati, perché undicesima, ne abbiamo fatti così tanti, abbiamo vissuto su questo campo tanti momenti belli e che abbiamo visto i protagonisti della vita della nostra società. Un torneo che oggi doveva ospitare anche altre squadre che avevano dato la disponibilità a essere presenti qui a Lipari e che purtroppo all'ultimo momento hanno ritirato la loro adesione. Non fa niente. Io dico sempre: guardiamo il bicchiere mezzo pieno, godiamoci questa bella giornata. Abbiamo qui i nostri amici anche di Suomboli che hanno iniziato quest'anno un'avventura di scuola calcio anche loro. E vedo con grande piacere che la squadra è formata quasi per metà da ragazze, cosa che deve essere un motivo anche di orgoglio, perché voi sapete che quest'anno tra poco inizieranno, anzi sono già iniziati i mondiali di calcio femminile. Quindi questa dimostrazione che il calcio è uno sport che possono fare tutti, possono fare i piccolini, dove siete? Alzate la mano i piccoli, possono fare quelli più grandi, i piccini, i primi calci, gli esordienti, gli allievi, tutti, anche le persone più avanti negli anni, anche le mamme, magari li faremo giocare più tardi, perché come dice una frase, Dai, è inutile che ti giri. come fino a qualche tempo fa c'era scritto su un muro là in fondo, che poi è stato sostituito, il calcio è di chi lo ama. Quindi fate vostro questo motto, vi auguro di divertirvi, di fare del sano sport, di farci divertire, perché noi mister, i vostri genitori, provano insieme a voi grandi emozioni. E lo sport, ragazzi, in generale, vi assicuro che riserva delle grandissime emozioni. Io nel lontano 2003 ho fatto una piccola esperienza, correvo per una squadra di atletica. Lipari non ha mai avuto una squadra di atletica, quindi dovevo andare lontano, a Piazza Armerina. Correvo per una squadra di Piazza Armerina e ho fatto la maratona di New York con un discreto risultato. Ma la cosa che mi è rimasta di più nel cuore è una frase che c'è scritta dietro la mia medaglia, che poche cose nella vita danno un'emozione così forte come quella che può dare il fare sport. Là c'era scritto una maratona, ma io modifico la frase, dico come una grande emozione come quella che può dare giocare a calcio. Divertitevi, buon divertimento. Bravi. Italia, Italia, siete in sol. Italia, siete in sol.
pallone. Gioca, gioca. Angolo. Marco gioca con i compagni, Marco. Gioca, gioca, non c'è cazzo!